In principio era il verbo. Il verbo era presso Dio. E il verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui. E senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In Lui era la vita. E la vita luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Venne un uomo mandato da Dio, e il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone, per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio. A quelli che credono nel suo nome, i quali non da volere di carne, non da sangue, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. Dio nessuno ha visto, proprio il figlio unigenito, che è nel seno del Padre. Lui lo ha rivelato.
Dove ti sei nascosto, amato? Sola qui, gemente, mi hai lasciata. Come il cervo fuggisti, dopo avermi ferita. Gridando ti inseguì, eri sparito. Pastori, voi che andrete lassù, per gli stabbi al colle, se mai colui vedrete, che più d'ogni altro amo, ditegli che l'amo, peno e muoio. In cerca dei miei amori, mi spingerò tra i monti e le riviere, non coglierò i fiori, né temerò le fiere, ma passerò i forti e le frontiere. O boschi e fitte selve, piantati dalla mano dell'amato, o prato verdeggiante, di bei fiori smaltato, ditemi se qui egli è passato. Mille grazie spargendo, qui pei boschi s'affrettava, e mentre li guardava, la sola sua presenza adorno di bellezza li lasciava. Chi potrà guarirmi? Alfin, concediti davvero, e più non mi mandare da oggi messaggeri che non sanno dirmi ciò che bravo. E quanti intorno a te, vagando, di te infinite grazie raccontando, ravvivan così le mie ferite, e me spenta lasciano so cosa che si vanno appena palpettando. Ma come duri ancora, o vita, se non vivi ove vivi, se ti fanno morire le frecce che subisci da ciò che dell'amato concepisci? Perché, avendo questo cuor piagato, poi non l'hai sanato? E avendolo rubato, perché me l'hai lasciato e non cogli la preda che hai rubato? Estingui i miei affanni, che nessuno vale ad annientarli. Ti veda nei miei occhi, perché ne sei la luce. Per te solo desidero osservarlo. O fonte cristallina, se in questi tuoi riflessi inargentati formassi all'improvviso quegli occhi tuoi desiderati che porto nel mio intimo abbozzati, distoglimi, amato, che a volo io vado.
colomba mia, ritorna, che il tuo cervo ferito sponda di sull'altura e al soffio di tuo volo gode frescura. L'amato le montagne, le boschide valli solitarie, le isole inesplorate, i fiumi gorgoglianti, il sibilo dei venti innamorati, la quiete della notte, vicina allo spuntare dell'aurora, musica silenziosa, solitudine sonora, cena che ristora e innamora. Fiorito è il nostro talamo, la tana di leoni circondato, con porpora tessuto, di pace edificato, di mille scudi d'oro coronato. Dietro le tue vestigia si lancia alle giovani in cammino, a un tocco di faville per l'aromato vino, e fondo un balsamo divino. Nella segreta cella io dell'amato bevve, e quando uscita fui in questa valle, null'altro più sapevo, perduto nel gregge che pascevo. Là mi offrì il suo petto. Là mi insegnò scienza assai gustosa, a lui tutta mi detti. Me stessa, per intero, là gli promisi d'essere sua sposa. L'alma mia s'è data, con tutta la ricchezza al suo servizio. Non pasco più le greggi, non ho più altro ufficio. Solo in amar è il mio esercizio. Se d'oggi in poi al prato non fossi più veduta né trovata, direte che mi sono perduta, che errando innamorata, volli perdermi e venni conquistata. Di fiori e di smeraldi, scelti nelle fresche mattinate, intessere in ghirlande, nel tuo amor sbocciate, e da un capello mio tutte celate. Solo da quel capello che sul collo svolazzar vedesti, sul collo mio mirasti, incantato rimanesti, e in uno dei miei occhi ti feristi. Guardandomi, i tuoi occhi lor grazia mi infondea, per questo più m'amavi, per questo meritava nei miei occhi adorar quanto vedea. Non disprezzarmi adesso, che se colore bruno in me trovasti, ormai ben puoi mirarmi, dopo che mi guardasti, grazia e bellezza in me lasciasti. Cacciate via le volpi, che fiorita ormai è la nostra vigna, intanto che di rose intrecceremo una vigna, nessuno apparirà sulla collina. Fermati, Borea morto, vieni, Austro, a suscitargli amore. Soffia nel mio giardino, diffondi negli aromi e pascerà l'amato in mezzo ai fiori. Entrata ormai la sposa nel giardino, ameno desiato, e a suo piacere riposa il collo reclinato sopra le dolci braccia dell'amato. All'ombra di quel melo a me fosti sposata, qui ti porsi la mano e fosti riscattata dove tua madre fu violata. Oh, leggerissimi uccelli, leoni, cervi, daini saltatori, monti, valli, riviere, acque, venti, ardori e delle notti, vigili timori. Io, per le soavi lire e il canto di sirene, vi scongiuro, cessino le vostre ire e non battete al muro, che la sposa dorma più sicura. O ninfe di Giudea, intanto che tra i fiori e nei roseti l'ambra i suoi aromi emana, nei sobborghi restate, toccar le nostre soglie voi vogliate. Nasconditi, diletto, il tuo viso volge le montagne, non cercar di parlare, ma guarda le compagne di lei che va per isole lontane. La bianca colombella all'arca con il ramo è ritornata, e già la tortorella il suo compagno amato sopra le verdi rive è ritrovato. In solitudine d'idea, in un luogo solitario ha posto il nido, sola così la guida, da solo il suo amico, d'amor in solitudine ferito. Orsù, godiam l'un l'altro, amato, a contemplarci in tua beltà andiamo, sul monte e la collina, dove pura sorgente d'acqua scorre, dove è più folto dentro penetriamo. Poi alle profonde caverne di pietra ce ne andremo, son ben nascoste esse, e lì
ci addentreremo, di mela grane il succo gusteremo. Là tu mi mostrerai ciò che l'anima mia desiderava e dopo mi darai, là tu, vita mia, ciò che l'altro dì m'hai già donato. Dell'aura il respiro, il canto della dolce Filomena, il bosco e il suo incanto. Nella notte serena, con fiamma che consuma e non dà pena. Nessuno ciò guardava, nemmeno Minadà più compariva. L'assedio s'allentava e la cavalleria, alla vista dell'acqua, giù venia.
Thank you.
Thank you.
Passion, passion, but once more.
godiamo l'un l'altro, amato, a contemplarci in tua beltade andiamo sul monte e la collina, dove pura sorgente l'acqua scorre, dove è più folto dentro penetriamo. Facciamo in modo che per mezzo di questo esercizio d'amore arriviamo fino a contemplarci nella tua bellezza. Cioè che siamo somiglianti per la bellezza e la tua bellezza sia tale che guardandoci l'un l'altro ognuno somiglia a te nella tua bellezza e si veda nella tua bellezza. Ciò avverrà trasformando me nella tua bellezza. In questo modo io vedrò te nella tua bellezza e tu vedrai me nella tua bellezza. Tu ti vedrai nella mia bellezza. E io mi vedrò in te nella tua bellezza. E così io sembrerò te nella tua bellezza. E tu sembrerai me nella tua bellezza. E la mia bellezza sarà la tua bellezza. E la tua bellezza, la mia bellezza. E io sarò te nella tua bellezza. E tu sarai me nella tua bellezza. Perché la tua stessa bellezza sarà la mia bellezza. Thank you.
Monsignore Reverendissimo, Eccellenza, gentili ospiti, a nome dell'Ordinario Militare per l'Italia, Arcivescovo di questa circoscrizione ecclesiastica, vi do il benvenuto postumo a questo momento di arte, cultura, spiritualità e preghiera, che spero abbia saputo, attraverso la fusione di diverse arti, essere veicolo di un messaggio. Il messaggio che, recuperando e montando in maniera evocativa e forse non proprio cronologicamente coerente, ma proprio per questa suggestiva, come la trama di un film che alterna passato, presente, stati d'animo, abbia saputo, dicevo, trasmettere qualche riflesso, qualche aspetto, qualche scintillio della luce della Pasqua che illumina la tenebra del nostro cuore. Gesti liturgici, racconti evangelici, poesia spirituale, musica di diversi secoli e di diversi tempi, letteratura, la voce recitante di Lorenzo, hanno saputo senz'altro suscitare in noi qualcosa che, se ci ha lasciato meravigliati, beh, questo è solo l'inizio del nostro percorso. È passato dal canto gregoriano, che abbiamo senz'altro tutti riconosciuto e con piacere in molti punti ho sentito eseguire da voi stessi, a un canto tradizionale sudamericano, per passare al brano barocco che abbiamo sentito Bononcini, per tornare poi al canto gregoriano, matrice e fonte di tutto il canto liturgico ecclesiastico della Chiesa Latina, come insegna il Secondo Concilio Vaticano. Grazie per la vostra partecipazione, grazie per la vostra calorosa condivisione di questo momento. Sua Eccellenza purtroppo non è riuscito ad essere presente perché è impegnato questo pomeriggio nella celebrazione dei funerali del maresciallo dei Carabinieri, che sappiamo essere stato barbaramente ucciso nei giorni scorsi mentre compiva il proprio dovere in soccorso e a tutela della popolazione di questo paese, in difesa e tutela della patria. Sua Eccellenza mi prega comunque di porgere a tutti voi convenuti gli auguri più cari e più sentiti per una buona e santa Pasqua. Desidero ringraziare coloro che hanno collaborato per la riuscita di questo evento. Innanzitutto il rettore di questa chiesa, Monsignor Pasquale Madeo, il quale ha messo a disposizione i locali, tutte le strutture e il supporto logistico perché questo concerto, momento di preghiera e elevazione spirituale, avesse luogo e nel modo migliore. Ringrazio la mia cappella musicale, la cappella musicale dell'Ordinariato Militare, e il coro latino-americanta che insieme ad altri ha collaborato con noi. Dove siete? Venite, senza paura. L'orchestra d'archi, l'organista, Kim, i percussionisti, i fratelli Cesare e Andrea Costantini. Il coro Nova Schola Cantorum. Il coro Un Mondo a Parte. Che sono contento di presentarvi, il coro delle suore dell'Ordinariato Militare. Dove è il coro? Che ci ha aiutato a manovrare lì per la riuscita dell'effetto scenico. Ringrazio l'associazione ASD Cult a Rete, nelle persone di Sofia Picone. Sofia, vieni. Eleonora Malta, Giulia Vittoria, Francesca Rosa, Soraya Goma, Patinia Malara, Giorgia Santo Nastatas, che con la
l'arte della danza hanno reso speciale anche questa musica barocca, che forse, anzi certamente, non era danzata in questo modo, ma ci avete dato, con la marcia in più della vostra bravura, della vostra capacità, anche una chiave lettura di diversa perfino di una fuga, qual è stato il brano finale dello Stabat Mater di Bononcini. Complimenti, ragazzi. Ringrazio poi il soprano Keiko Morikawa, il controtenore Antonello Dorigo, il tenore Pablo Cesar Cassino. Fanno anche i ringraziamenti per avermi spinto un pochettino a usare un po' di più quella scenografia che ha pensato, ideato e concordato con una determinazione e una caparbietà non comuni, e grazie a lui che sono venuto e poi il baritono Massimo Di Stefano. Performer Lorenzo Balducci, da ultimo ma non per ultimo, se Lorenzo ha impersonato Gesù il Cristo, non ci poteva mancare il Padre Eterno Roberto Bazzoli. Ringrazio anche Maria Luisa Piselli, dove è stato il ruolo della Madonna che rappresenta la Chiesa, della bellezza. Sulla seconda facciata, in fondo del programmino di sala che è stato distribuito, trovate il nostro indirizzo mail. Se desiderate essere informati delle attività di diversa natura che la Cappella Musicale svolge, potete scrivere a questo indirizzo chiedendo di essere così inseriti nella mailing list delle attività concertistiche e liturgiche della stessa. Un piccolo segno ora da parte dell'ordinario militare che, ripeto, purtroppo non ha potuto essere presente di persona questa sera, ma che vuole manifestare tutta la riconoscenza nei vostri confronti, nei confronti delle persone che ci hanno aiutato, di voi che ci siete sempre vicini e ci avete accompagnato, chi da più tempo, chi da meno, in questa avventura artistica, musicale, spirituale. E il libro, per rimanere in tema di arte, della chiesa nella quale ci troviamo, Santa Caterina da Siena a Magna Napoli. Sappiamo che questa era la chiesa di monastero, di monache, il monastero non esiste più, è stato abbattuto per portare alla luce i resti dei mercati traianei, qui attigui, e nel libro è raccontata la storia, ne vengono specificate le opere d'arte, tratteggiate le peculiarità e descritte tutte quelle piccole, quei piccoli aspetti che rendono questa chiesa un luogo estremamente affascinante e particolare dal punto di vista artistico, spirituale e religioso. Possiamo distribuire, sorelle, grazie. Prima. Grazie a voi davvero, con tutto il cuore da parte dell'ordinario.
detto tutto Don Michele già, quindi io non posso che ringraziare e augurarci che questa esperienza bella della cappella possa continuare per i prossimi impegni, sempre il Natale e la Pasqua che vedremo di inserirne altri. Quindi grazie e bravi veramente a tutti quanti.